La prima campanella dell'anno è suonata a Caltanissetta per 40.283 alunni di tutte le scuole di ogni ordine e grado. All'emozione di studenti e insegnanti si unisce quella dei genitori, che tra rincari e spese quotidiane devono fare quadrare i conti a fine mese. Avendo più figli, le richieste sono tante, tutto il materiale scolastico, i libri, ovviamente hanno un costo che comunque è anche difficile affrontare. L'emozione inizia con la sveglia mattutina abbastanza presto rispetto al normale, l'emozione di un papà che vede crescere il figlio e vede sempre più allontanarlo anche se ancora è in terza elementare, però è difficile questo piccolo distacco che si viene a creare. Invece le spese sulla scolastica. Beh, per fortuna ancora, come diciamo, siamo in terza elementare, quindi i libri obbligatori li passa, tra virgolette, lo Stato. Per quanto riguarda invece quello che è cancelleria e tutto quello che riguarda fisicamente l'attività scolastica, beh, è un costo non indifferente, un costo che incide sul bilancio familiare, anche perché è materiale di consumo che dura veramente poco. Le famiglie dovranno affrontare un rincaro della spesa per l'acquisto di cartelle, zaini, astucci, diari e occorrente scolastico vario, a cui vanno aggiunti i libri, il cui costo, secondo le associazioni dei consumatori, continua a crescere. Codacons parla di un incremento registrato pari al 2,5% in più rispetto al 2018 riguardo i prezzi al dettaglio sul corredo scolastico. Si può arrivare anche a 1.000 euro a famiglia se i figli sono tre e frequentano scuole di grado diverso, così racconta una mamma all'ingresso della scuola. Tuttavia, c'è chi decide di fare qualche sacrificio per l'istruzione. Iniziamo questa nuova avventura della scuola elementare per lui. È un'emozione grande, sembra ritornare bambini anche noi. Insomma, bello, bello, veramente un'emozione grande. Anche il bambino, devo dire che è veramente elettrizzato, diciamo in questa maniera. Per quanto riguarda invece le spese sulla scolastica, libri, quaderni, zaini, quanto grava sul budget familiare? Diciamo che avendo anche un altro figlio già in età di media, diciamo che tutto sommato grava abbastanza, però facciamo piccoli sacrifici noi genitori, facciamo rinunce noi, ma si fanno con piacere per i nostri figli. L'anno scolastico è appena iniziato, ma le problematiche tornano puntuali, come il suono della campanella.